sono Elisa, lavoro come insegnante con i bambini e come volontaria porto avanti questo progetto di scuola d'italiano popolare Madiba. È una scuola d'italiano, è un progetto in cui credo molto. È una scuola d'italiano che prima di tutto vuole trasmettere la lingua italiana, quindi una prima alfabetizzazione, considerando la lingua come strumento fondamentale per muoversi nella realtà in cui ci si trova, senza essere vittima o essere trascinati, diciamo, dal caso, eccetera. E oltre a essere un progetto di alfabetizzazione, è anche uno scambio, una conoscenza reciproca, e quindi uno scambio umano che serve, cioè per noi è un passo reale di integrazione, che non è una integrazione di parole ma di fatto. Quindi insomma, invito a partecipare a questo progetto chi se la sente, chi vuole dare un contributo. Ciao, io sono Stella e studio Scienze della Formazione presso l'Università di Bologna e sono venuta a conoscenza di questo progetto, insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri, e attraverso una mia amica, e sono molto contenta di fare questa cosa perché i ragazzi sono molto aperti e credo nella trasmissione delle culture, di culture diverse. E niente ci separa, non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo spie pretese. Se non c'è scambio. Ciao, io sono Giampaolo, faccio l'insegnante e vengo qui a fare scuola italiana perché è il minimo che si possa fare per questi ragazzi che arrivano da lontano. Sono Carla, sono un ex dirigente d'azienda. Adesso sono in pensione da un anno ed insegnare a questi ragazzi mi sembra un modo eccezionale di impiegare il tempo libero ed oltretutto mi diverto tantissimo, è fantastico. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 belle, che 10 pistole, andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete vivi, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 belle. Io sono Stefano. Da un po' di tempo faccio l'insegnante alla scuola Madiba, alla scuola popolare. Molto interessante, una grande esperienza, molto utile. Questi ragazzi che vengono in Italia devono imparare bene l'italiano, o almeno meglio possibile, perché sono una risorsa per noi e noi dobbiamo essere una risorsa per loro. Possiamo dare molto con pochissimo, appena un po' di impegno. Io sono Alice, sono al terzo anno di educatore sociale e culturale qui a Rimini e sono una volontaria della scuola d'italiano perché credo che la scuola e l'istruzione debbano essere accessibili a tutte e tutti e siano un punto di partenza fondamentale per un'integrazione diffusa dal basso e che possa partire sia dai ragazzi che da noi insegnanti. Ciao, sono Paolo. Sono un impiegato del terzo settore e sono un volontario della scuola Madiba. Sono qui perché penso che l'apprendimento della lingua italiana per uno straniero sia il primo presupposto per l'integrazione in un nuovo paese. Quindi è giusto che chi ha la possibilità di dare una mano lo faccia. Lo faccia perché per il bene di questi ragazzi e per il bene di tutti. Ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo,